Cool. Go fuck yourself. Benvenuti a tutti. Non è vero. Soprattutto non mi sei mancato tu, visto che ti sei tagliato i capelli come Tom Hanks in Filadelfia. È che ero troppo disperato, ho cominciato a strapparmeli. Ok, benissimo, potevi strappati i peli del culo la prossima volta. E perché siamo tornati? Perché non abbiamo smesso quando potevamo di far smettere? Schifo. Esatto, quello non smetteremo mai. Perché questo è uno speciale di tre puntate. And his name is John. Lunedì, martedì, mercoledì. Più che un Cool Monday sarà una Cool Week. Dove vi... Cool Week, gran branding, questa puntata si chiamerà Cool Week. Ok, scherzo. Bravo. Dove vi accompagneremo nel magico mondo dei Cool Beans, che stanno per lanciare il loro primo disco. Dopo essersi sciolti. Dopo essersi sciolti, esatto. E, disco che si chiama... Cool Beans. About Time. About Time, il nostro primo disco. Da quanto ci stiamo lavorando? Ci stiamo lavorando praticamente da quando ci siamo conosciuti. No, 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 in realtà sono 2 anni. Sono 2 anni. È un progetto nato durante il Covid. Sì, progetto nato un pelo prima, ma soprattutto sviluppatosi e preso il via durante il Covid. Che prima pensavamo magari a qualche singolo, poi in realtà abbiamo detto: ascolta, ma qua materiale ce n'è, ci divertiamo, buttiamo giù della musica, facciamo un disco. Esatto. Finalmente abbiamo la copertina. Grazie Martina che ci hai dato, grazie Elena che ci avete aiutato. E dato che non scriveremo ringraziamenti pubblici, perché potremmo ringraziare solo che noi stessi, abbiamo perché pensato siamo di i dire... numeri uno. Comunque mi aspetto dei ringraziamenti da te. Ok. E li avrai, non so quando, e non, soprattutto non da me. Nel 2020 mai. Ok, 2000 mai sono cose. Questo è Cool Monday, iniziamo. Ok, cos'era sta roba? Mi piaceva il lancio preciso così. Ma bisogna prepararsi per una cosa del genere. Adesso fai partire un altro stacchetto tipo... Ok. Vestiti da pagliacci. Cioè non cambia niente. Esatto, vestiti normali. Ok, quindi adesso cosa faremo in queste tre puntate? Cosa raccontaci, Giacomo? No, raccontacelo tu. Tu che hai questa voglia di vivere e soprattutto questo ritmo nel raccontare le cose. Cazzo, sembro Voldemort con il naso. E cosa succederà in queste tre puntate? Lunedì, martedì e mercoledì avremo un listening party. Un listening party together! Come fa Kanye West, ma molto, molto più però triste. Però noi non insulteremo gli ebrei. Esatto. E non ci sono cose di Hitler che ci piacciono. Esatto. E quindi sedetevi, rilassatevi e ascoltiamo insieme il più grande album mai prodotto. No, sto ridendo, però è un grande album, secondo me. Allora, io sono... Per essere una cosa che non è venuta fuori da Rick Rubin. Esatto, e non capisco ancora come... Rick, per favore, facciamo qualcosa insieme. Rick, facci diventare Rick. Invitaci nella tua casa a Malibu drogarci. A prendere funghi allucinogeni e parlare e meditare e produrre album con Ariana Grande. Ariana il grande. E ascolta, cioè non mi fa ridere la battuta, mi fa ridere la tua scelta che di averla fatta. E cos'è che volevo dire? Non lo so, stronzate. Sai che sei migliorato però adesso? Ti ho parlato sopra 2 o 3 volte e me ne rendevo conto, ho detto qua scateno Satana, e invece in realtà non mi hai detto lasciami finire. Ma in realtà è microdosing. Okay. E sono al settimo cielo, come la serie TV. Devi provare seven, a volare. Seven. Quelli dove bevevano una birra venivano arrestati. Hai bevuto una birra, Satana, adesso ti guzza il culo. Non me lo ricordavo così, però è abbastanza curato. Forse una puntata l'hanno detto, ma non ci mette la mano sul fuoco. Mi sa che è stata quella cancellata. Esatto. Comunque mi sa che hanno messo via, tra l'altro, per pedofilia quello che faceva il prete, il papà. Sì, eh? Questa mi sa Tonio Cartonio che si fa di cocaina. Ma quello era ovvio. Ciao ragazzi, adesso sapete cosa facciamo? Cioè, cosa poteva fare quello lì? Mi sono censurato 2 o 3 frasi. No, bravo. Comunque,
Nella prima, cioè, faremo lunedì, martedì, mercoledì, oggi che è lunedì, buon lunedì, comunque, falliti. E con che traccia parte l'album? Con la più grande canzone mai scritta nella storia della musica, che si chiama... È una domanda? No, è un puntino puntini. Pensavo a Runaway. Runaway. Che è stato anche il nostro primo singolo in assoluto. Nonché progetto durante il Covid di un video clamoroso che abbiamo fatto per ammazzare il tempo. Per ammazzarci, dove abbiamo coinvolto tanti amici che si sono filmati mentre facevano un workout durante... Ah, vero. Durante questa canzone effettivamente era veramente bello, perché noi a montarlo abbiamo riso tantissimo, perché c'erano degli outfit che erano abbastanza clamorosi. E noi non l'abbiamo fatto. No, noi siamo stati gli unici a non fare lo workout, due sì. Coglioni. Altrimenti mi rompevo una rotula. Comunque, ragazzi, cominciamo questo... Perché non ti sei messo le cuffie? Perché adesso me le metto, fatti i cazzi tuoi. Perché non ci stanno? mi sono tagliato l'afro apposta. E sì. Adesso ascoltiamo tutti quanti Afro Jack. Ascoltiamo tutti quanti Runaway e buon ascolto, ragazzi. Ma possiamo parlare durante? No. Pazzesco. Che pezzo, eh? È un pezzone. Tra l'altro, finché andava, mi venivano in mente
delle scene mentre abbiamo girato il video, e una è stata quella prima di girare il video, che si è rimasti bloccati con la macchina sul ghiaccio. Tu, perché non sai guidare in montagna? Non è che non sapessi guidare, è no, che no. Anche a tavoletta è stato brutto. Cioè non andava sulla macchina perché non avevo le... chiaramente non avevo... era mattina, e in montagna ci sono alcune zone che non vengono illuminate fino a mezzogiorno, e c'era questa porzioncina della strada che doveva ancora essere illuminata dal sole, piena di ghiaccio, era coperta di ghiaccio, e non riuscivamo a muoverci con la macchina. Giacomo, e la tizia dietro ci si è messa a culo. Io stavo impazzendo, ho detto adesso smonto, fermo tutto, vado, gli rovescio la panda, gliela butto giù dal burrone, e in tutto questo io stavo spingendo a tavoletta. Dopo un certo punto io stavo spingendo, tu stavi accelerando in macchina, io ero dietro. Sì, no, io stavo spingendo l'acceleratore a tavoletta. Sì, ho capito, ma se partiva andavo a finire su, cioè dovevo avere un attimo di controllo. Comunque, e quella dopo ce l'abbiamo fatta, abbiamo parcheggiato la macchina, è partito tutto il l'ambaradan del video. E video fatto alle 9 di mattina, dopo nessun tipo di riscaldamento fisico, dove tu mi hai fatto correre con questa pentola piena d'acqua per i boschi, per andare alle fonti, che vi giuro ci sarà stato un chilometro di camminata. Ma figurati! Siamo arrivati là, eravamo entrambi talmente stanchi che adesso abbiamo detto, ma adesso come torniamo indietro? La fortuna ha voluto che i suoi genitori passassero in macchina e ci dessero uno strappo. No, non è vero. Sì, sì. No, siamo tornati indietro. No, quando eravamo alle fonti, che eravamo lì a bere, che abbiamo fatto le riempite, sono passati alle fonti lì in contrada, c'era una fontana. C'è la fontanella, quella dove abbiamo riempito, che c'è nel video. Lì? Alle fonti. Sì, vabbè, la fontanella lì. Le terme lì. Di Merano. Scusami. Comunque, quando eravamo lì, sono passati i tuoi, siamo saliti, siamo tornati con i tuoi. Fortunatamente, sì. Fortunatamente, anche per il caldo, perché effettivamente c'era un po' di freddo. Bellissimo. Bellissima esperienza, la rifarei. Anch'io. Qualcosa dal punto di vista musicale, qualche ricordo tuo? Com'è nata questa canzone, te la ricordi? Beh, eravamo molto ubriachi. Sì, assolutamente. No, non mi ricordo come sia nato il riff. Volevamo fare un intro, mi sa, all'album. È saltato fuori quel giro di accordi. Volevamo fare un EP e l'intro dell'EP doveva essere... Sì, e mi ricordo che tutte le tue idee per le melodie sono state scartate e io ho trovato il resto. Ok. No, non mi ricordo chi è... Beh, insomma... Qualcuno ha cominciato a mugugnare. Allora io mi ricordo che tu avevi messo su il giro tipo così, e dopo eri andato avanti a... C'eravamo gasati perché partiva, facciamola diventare una canzone, e avevo mugugnato sì sto... E dopo insieme abbiamo trovato le parole. Cioè dopo, anche perché eravamo in là alcolicamente parlando. Comunque è stato diciamo che è nato tutto lì... Runaway ha dato lo slancio per andare avanti col progetto del disco, perché prima... Però non è stata la prima canzone. Non è stata la prima. La prima la ascolteremo più avanti. La seconda traccia invece di quest'album è una traccia che si chiama Don't Bother Me. Ok. Ed è nata come? Come è nata? No, l'hai scritta tu? Il giro l'hai scritta all'inizio tu? All'inizio sì. Sì? L'hai scritta tu e lì Don't bother me. Mi hai mandato proprio la prima, mi ricordo, demo, prima traccia, mi hai mandato solo pum 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 po bom bom pum, il giro di basso pum, pum, pum. No, ma anche gli accordi di piano, sì, però solo appoggiati così, e mi ricordo che c'era già però il martello, sì quello lì c'era, sono sicuro. E dopo insieme ci siamo trovati Hammer Always. Oh, esatto. E è stato... Questa l'abbiamo scritta, o meglio registrata, prevalentemente a Venezia. Mi ricordo che non avevamo ancora finito le parole che stavamo registrando, e ci siamo detti su, come al solito, fuori, seduti io e te, perché non ci andavano bene delle parole, non eravamo d'accordo su... Ah, vero? Sì, sì, siamo stati... Che a un certo punto... Scusa, copro il nome. Che a un certo punto sta tizia a caso... Che ci ha tentato di suggerire delle parole e io ho fatto non osare sì. Mettere il becco. Perché sapete che Giacomo è molto buono, però ha anche questi questo
spettro di autismo dove se uscite dal suo seminato va in crisi, quindi bisogna cercare di accompagnarlo verso quello che pensate, verso quella che pensate sia la soluzione, o comunque quella che pensate vi possa piacere. È autismo? No, perché non sono psicologo, non sono un dottore, quindi ho buttato lì una cosa a caso. Quello che sei, lasciamo perdere. Quello che non sono. Quello che non sei, bene, non sarai. Comunque questo è Don't Bother Me, a me piace tantissimo. A me fa cagare. A lui fa cagare. Comunque secondo me questo album una, fa impazzire. Mi piace proprio tanto per la l'idea. Pensieratezza e l'allegria che mi mette quando parte. Ok. Via. Don't bother me. Already got the answer. I'm old friend and I'll be. Voice no one needs to hear. The face that should dislike. All around the world there are people thinking what they're saying is some shit that might blow up careers of millionaires. Why don't you keep on doing what you're doing and keep the money for yourself and then go ruin the afternoon of someone else. Give it up. You'll never be the one to teach me any lesson. So just leave it up. I'll never be the one to answer all your questions about my life. I'm never gonna be the one. Don't bother me. Exchange will they put for your debt. Give it up. You'll never be the one to teach me any lesson. So just leave it up. I'll never be the one to answer all your questions about my life. I'm never gonna be the one. Bella, 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 mi piace tantissimo. Ma una cosa che non abbiamo fatto per Runaway, che magari possiamo iniziare a fare anche adesso, per chi magari non avesse voglia di leggersi i testi, di cosa parla la canzone? Don't Bother Me. È nata tutta dal sentimento che ho avuto sin da quando ho memoria, che in realtà è anche un'idea per un tatuaggio che avevo voluto farmi in fronte. Ed era farti una riga così il culo era completo. Ma dove giro così? Con la barba attorno e va. No, ho sempre voluto farmi un tatuaggio in fronte che dicesse tipo non rompermi il cazzo. Esattamente questo parla proprio di quello di quante volte nella vita arrivi qualcuno che ti dia dei consigli che non sono assolutamente richiesti senza alcun tipo di competenza. Sì.
Esatto, oh, sai, io sono il sono dottore del nulla, ti spiego come vivere, c'è, muori. C'è gente povera che ti dice come far soldi. Esatto, beh, Instagram è piena. Comunque abbiamo guru. Veicolato e dopo me ho sempre voluto girare il video di questa canzone, cosa che non succederà mai perché i Cool Beans non esistono più, però c'è solo il fatto di fare un video per questa canzone sarebbe... abbastanza un motivo perché ci riunissimo tipo i Take That nel 2013. Esatto. Noi ci riuniremo nel 2013. Esatto. Cioè noi abbiamo fatto un periodo che eravamo una band ma nessuno lo sapeva. Adesso esce l'album, non esistiamo non più come esiste band, la band, come band e quindi dovremmo riunirci per suonare. Esatto, è il primo concerto che mai faremo, se lo faremo sarà la reunion dei Cool Beans. Sarebbe geniale, tra l'altro, qua a livello di marketing. Comunque, sì, questo parla di quello. Questo quindi, parla di quello. Ragazzi, laureato in lettere. In comunicazione, tra l'altro. È vero. Comunico. Io, per comunicare, comunico, anche comunico del risentimento, probabilmente. No, però anche, è bello questo contrasto, secondo me. A parte il fatto che mi fa impazzire, poi come giri in una canzone che è quasi un tributo ai Daft Punk, ai Chemical Brothers, con quelle band lì elettroniche, ma è bello proprio il contrasto della spensieratezza, come se tu ballando e sorridendo mandassi a fare in culo mentalmente le persone che ti annoiano, ecco, di cui non hai bisogno, perché arrivano questi consigli così gratuiti. Quante volte, scrivete nei commenti quante volte vi è capitato di ricevere consigli non richiesti. Esatto. È assolutamente superflui. Comunque per questo lunedì io farei tre canzoni. Solo tre canzoni? Sono 10 in tutto, l'ultima puntata facciamo 4. Va magari. Bene, o facciamo 4 la prima. Va bene, dai, facciamone 3. Non voglio farti uscire Rain Man dai tuoi binari. Stuzzicadenti. Stuzzicadenti. Comunque la terza canzone invece... La scena dove conta gli stuzzicadenti. Ah, ok. E la terza canzone si chiama, questa invece è nata da una tua idea, Hell of a Night. Esatto. Questa, allora, sono particolarmente orgoglioso perché è andata a finire scusate ma adesso ho un chilo di sabbia in bocca dopo la sigaretta, quindi non mi pare il biscotto una buona idea. È finita esattamente come l'avevo in testa, come l'avevo immaginata, perché quando ho mandato l'idea a Giacomo io avevo fatto solo degli accordi col piano e avevo scritto le prime strofe. E come ogni demo che mi mandi usi sempre in falsetto. Che dico, accidenti, caspita, sono in una band con il peggior cantante della storia. Invece dopo... E invece me ne rendo conto, sì, dopo, quando canto effettivamente... Non è vero, io... Allora... Comunque, ti metto qua i biscottini. No, mettimeli via perché sennò divento come obeso. Ce n'è uno dei due deve essere obeso, l'altro magro, quindi... Ti allora, ho guardato il reggiseno sportivo. Grazie. detto questo... Ah, no, aspetta, se abbiamo... sì, hai fatto partire qualche effetto? Ah, ok. Sì, perché sapete che adesso comandiamo tutto da lì, o meglio comanda tutto l'intelligenza, o meglio noi abbiamo la stupidità artificiale. Cioè, ovvero una cosa che vada di pari passo con noi, però comandata dal computer. E quello che dicevo è che quando ti ho mandato l'idea, questa canzone voleva parlare della serata dove, secondo me, del anche... tuo compleanno. No, sì, no, e anche dal punto di vista, se ci pensi, logico, sta bene dopo Don't Bother Me. Perché io penso... Sì, ma ci abbiamo pensato. Sì, esatto. E quando a voi arrivate stressati alla fine di una giornata e avete voglia di fare serata, perché mi hanno drenato la vita a forza di rotture di cazzo, dice, questa serata sarà la serata, non voglio nulla che la disturbi, sarà una notte della Madonna. Sì. Quindi Hell of a Night, notte della Madonna. Sarà la versione italo usata in tutte le chiese la domenica mattina. Notte della Madonna, comunque notte della Madonna. Oh! E, la versione sudamericana. Sì, quindi reggaeton. Parla di questa di questa persona che fa questa serata e non ha limiti.
si sta... e dà queste sonorità da supereroe. Esatto, si gasa di continuo da solo per nessun motivo in realtà, ma perché vuole proprio non avere limiti, non vuole avere rotture di cazzo e passare questa notte da leoni. È incredibile quello che scriviamo confrontato con le nostre capacità lessicali. Sì, esatto. È un abisso. È un abisso. Tipo serbisso. Abisso. Cos'è che volevo dire? Comunque tu ti sei fatto un tatuaggio nuovo, vuoi mostrarlo al pubblico? Sì, cioè dovrei alzarmi in piedi. Si possono mostrare i buchi del culo su YouTube? Ho serbis qua, ho fatto serbis. Tra l'altro adesso sta guarendo, quindi c'ho tutte le pellicine. È fatto veramente bene, però il fatto che tu ti sia tatuato un serpe sulla caviglia. Mi chiamano anche Cobra. His name is John. No, non era quello che cercavi. Comunque, no, era quello. Adesso ascolteremo Hell of a Night. Un'altra cosa che volevo dire: Hell of a Night mi è venuto in mente che io avevo in mente, ero arrivato a strofa ritornello, non con tutte le parole scritte, però mancava un bridge, mancavano special che hai scritto tu. E infatti, se notate, anche nella parte cantata, Giacomo arriva proprio nello special, sì, come se fosse The Savior, il Salvatore. L'angelo Salvatore. Esatto. E mi ricordo che l'ho scritto per te, quello special lì, perché pensavo fosse una canzone dove cantassi solo tu, perché io non sapevo ancora di essere... Nella band. Non so ancora, anche perché adesso siamo sciolti, quindi... È vero. Sì, però io l'ho amato subito, ho detto, cazzo, questo è perfetto per cambiare... anche proprio il ritmo della canzone, per staccare dal punto di vista, come si dice, sonoro, perché cambia. Drammaturgico. Quindi adesso ci ascoltiamo Hell of a Night. Se anche a voi vi ritrovate nelle nostre parole, tanto fatemi meglio. Una visita. Esatto. Via. Light the dance floor through the city, keep the boulevards alive. Bouncing on the floor, crazy neighborhood, going louder at midnight. Born and standing now, we are ready to enjoy the moment without regretting, cause it's coming tonight. Live it to live it to live it to the night. This is gonna be a hell of a night. Leave it to leave it to leave it to the night. This is gonna be hell of a night. Hell of a night. Hell of a night.
Mi è venuto in mente quando abbiamo registrato i cori, che è stata... Ti ricordi quanto gasati eravamo? Perché li abbiamo registrati a Recoaro, all'isola. Sì. E abbiamo fatto proprio una sessione registrando insieme a tutte le parti dei cori. E quando li abbiamo messi assieme era venuta fuori, come avete potuto sentire, una cosa epica. Ma sentiti separatamente, secondo me, sono veramente una... sembrano un coro registrato e... Tutto ok? Sì. Troppo piccolo, ti stringe? Comunque, bella. Comunque Giacomo, chiudiamo questa puntata. È stata intensa, è stata bella, è stata... Educativa. Catartica. Sì. Perché ci siamo anche aperti nei vostri confronti. E ci vediamo domani con altri tre pezzi. E... Vi aspettiamo domani con altri tre pezzi. Hai detto esattamente le stesse robe che ho detto io. Non ho detto le stesse cose che hai detto tu. Ok. E a domani. A domani. Cool, cool, cool.